questa mattina giù al parco, sai, si parlava di quando ci si allenava nel fango e il mondo lo si scopriva giocando. Ricordi il tipo che parlava poco, lui già vedeva il suo scopo, dentro lo sguardo bruciava quel fuoco. Amava il gioco, amava il suo pallone, viveva per diventare il migliore, lo si chiamava il campione. Sembrava un uomo con le sue scarpette addosso, guardava avanti fisso e diceva a se stesso: ci sei solo tu con quella porta davanti, e un tiro da segnare che aspetta per svelarti se tutti quei sogni per cui tu corri li meriti davvero, sono solo illusioni folli. Solo tu e quella porta più là, sotto i fischi di tutti quando quel tiro non va, particolari sciocchi se pari si vede dagli occhi. Niente paura, tu corri, tu corri. Niente paura, tu corri. In questa vita niente dato per niente, diceva continuamente quel ragazzino già grande, coi sogni da adolescente. Nel campetto tra i palazzi si allenava al mondo, metteva il cuore sul campo e mostrava il suo... Presidente della quinta municipalità Orazio Serrano, stiamo verificando le condizioni del campo Filippo Eredia. Cosa si può fare in tempi brevi per rendere il campo agibile? Noi stasera ho fatto questo sopralluogo perché ho ricevuto tante lamentele e cercherò subito di attivarmi con gli organi competenti, con l'assessore Ramo, affinché si faccia un intervento di riqualificazione e scerbamento e dare la possibilità alle squadre di poter disputare le domeniche le partite di calcio.